squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro e in particolare della sede del distaccamento di Soverato, sono intervenuti alle 16.35 di ieri sulla statale 106 variante A all'interno della Garneria Piscopio per un incidente stradale in direzione di Soverato. Tre le vetture coinvolte in uno scontro, una Fiat Grande Punto, una Lancia Y ed una Fiat 500L. Sei sono le persone rimaste ferite, che venivano affidate al personale sanitario del SUEM 118 per le cure del caso e il successivo trasporto presso le strutture ospedaliere di Catanzaro e Soverato con il supporto del risoccorso, trattandosi anche dei casi gravi. L'intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e di Carabinieri per gli adempimenti di competenza, nonché il soccorso personale tecnico dell'ANAS per il ripristino del normale condizione di sicurezza della sede stradale. A coordinare le operazioni del soccorso il CS Francesco Ferragina, sul posto anche il funzionario dei Vigili del Fuoco Adamo La Monica ed il capoturno provinciale Antonio Benincasa. Non è la prima volta che in quel tratto di galleria avvengono incidenti di questo tipo, mettendo a serio rischio la vita delle persone ed anche la transitabilità nella stessa galleria.